una festa. Riusciremo noi a far passare ai nostri ragazzi che l'incontro con il Signore porta sempre una festa? Ci sono difficoltà, sì, nella vita ci sono tante difficoltà e nessuno ne è esente. Rendersi conto che è un fatto generale, ma Dio non abbandona. Era il 15 di febbraio del 1796, 6 mesi che andavano avanti quelle che si chiamano oggi le scosse d'assestamento di un terremoto. La gente ne poteva più. I poveri erano disperati perché si era fermato il lavoro, non si faceva, come si fa ad andare avanti? I camaldolesi fecero una scelta concreta, poche chiacchiere e molti fatti, è il loro stile peraltro. C'avevano un convento presso la porta che va in Casentino e avevano pensato di offrire a tutti i poveri che ne avessero bisogno un ricco panino e un bicchiere di vino. Mi piace questa idea che la via del Signore porta alla festa sempre. Di tristezza ce ne lascia abbastanza. 4 uomini vanno a mangiare in boccone, una mensa della Caritas dell'epoca, e riescono a brindare con un bicchiere di vino, sperando che finisca presto. Uno di loro si rivolge a quell'immaginuccia della Madonna che è in cappellina. La Madonna di Provenzano, una replica da poveri, senza troppe complicazioni, di coccio. Anche te ci hai abbandonato, dice questo casentinese. E si meraviglia che, pur essendo in una sorta di cucina dove, care signore, anche nelle vostre pulitissime cucine, dove friggi prima o poi un po' di unto va sulle pareti, e anche la Madonna era coperta di unto. Messa in mezzo, questo è un punto fondamentale, messa in mezzo la Madonna risponde, ma non quella volta in Via Vecchia, ma messa in mezzo la Madonna risponde, sempre, sempre risponde. Cosa era la situazione d'Arezzo in quel momento? Dominava un'ideologia di marca francofona. Era l'esito della rivoluzione, il disprezzo di tutte le cose che hanno a che fare con Dio, perché considerate non razionali. Ma i monaci avevano una capacità straordinaria di essere concreti. Tu hai fame? Mangia quel che vuoi a levarti la fame. Questa concretezza viene fuori di una chiesa aretina molto coesa. Come sapete, i monaci camaldolesi sono dentro la nostra chiesa, non solo perché Camaldoli è in cima al Casentino, ma perché c'è questa forte unione e collaborazione che si sta vivendo anche noi oggi. Una forte collaborazione, tant'è vero
che un fan tesoro dello straordinario, delle luci, dell'illuminazione, no, fanno venire l'immaginuccia della Madonna il pomeriggio stesso in Duomo, perché la gente, gli aretini, quando si va sul concreto rispondono sempre. È uno dei tesori del nostro popolo. E stasera siamo in tanti a dire anche noi vogliamo dare risposta di concretezza. Ci siamo. La concretezza fa sì che si torni a ragionare della fede. In cima, sopra carta, su piano almeno mi capisce, sopra carta ci sono ancora le rovine dell'abbazia di Santa Trinita in Alpe, e c'è una croce che è la più antica raffigurazione aretina della croce di Gesù, che è con tante strisce traverse, quanti sono i 73 libri della scrittura, la Bibbia. Se tu vuoi venire a capo a sapere qual è il pensiero di Dio, ascolta, mettiti in condizione di recuperare il rapporto diretto con Dio. E questo stasera potrebbe essere un obiettivo concreto della nostra presenza in Duomo. Ti va di recuperare il tuo personale, unico e irripetibile rapporto con Domine Dio? Credo che questo è il senso vero del grande pellegrinaggio. Sono 10 giorni che il Duomo è pieno di popolo. Il primato della scrittura vuol dire dare spazio al Signore che parla. E parla da Dio, parla in modo che ciascuno capisce a modo suo. Ed è giusto che sia così. Nessuno ci metta il naso dentro. Il popolo risponde da secoli. Quella volta, quel pomeriggio, a quest'ora, come ora, missero l'immaginuccia della Madonna del Conforto, si chiamava così allora, era la copia della Madonna di Provenzano, di Siena, va bene, la misero laggiù in fondo sul primo altare, entrando a destra in Duomo, e Arezzo intera arrivò su a vedere che era successo, ma soprattutto a misurarsi col soprannaturale. Di fronte a una sete forte di fede, il vescovo dell'epoca, il Marcacci, mio antico predecessore, scriveva agli altri vescovi della Toscana dicendo: il Signore ha fatto un gran prodigio. Sai qual era il prodigio? Una ramica che luccicava la Madonna. Ma il prodigio eravate voi, era il popolo che sale in Duomo. Non è che gli diamo stranezze o cose particolari stasera perché siete qui così tanti in un'ora scomoda. Siete tanti perché i segni della fede, se Dio vuole, solo gli angeli riescono a misurarli. Basta dire che in Arezzo nostra non c'è più la fede, basta, non è vero. Vorrei che ci si misurasse con questo popolo, con questa realtà, un popolo che risponde anche dopo secoli. Risponde senza che abbiamo promesso chissà quali strane cose, abbiamo detto di voler venire qui. Per fare che cosa? È semplice, riprendere coraggio.
la Madonna del conforto è la madre del nostro conforto, è la madre di Gesù, è la madre di Dio, che non sta a guardare e basta, ma sa mettere le mani nelle nostre tribolazioni, nelle nostre speranze. Mi piace che metta davvero la Madonna le mani nelle nostre speranze e si riprenda. Io vorrei pregare stasera per tutti i ragazzini che stanno per arrivare, chissà quanti ce ne sono, che nel giro di poco tempo nasceranno. Ecco, per questi ragazzini e per questi generosi genitori che non hanno paura a fare un figliolo, preghiamo insieme, si va avanti. La Madonna del conforto è come dire: noi non abbiamo paura, Dio non ci abbandona, faremo la parte nostra. Avanti, nel nome del Signore.